Buongiorno, ben ritrovati, Mattina Sud come sempre in diretta, come ogni mattina su Antenna Sud, diversi gli argomenti che andremo ad affrontare nella giornata di oggi in questa puntata, ma principalmente parleremo di energie rinnovabili, perché insomma ormai da diverso tempo siamo abituati a sentir parlare di 110%, di ecobonus, di tante iniziative che sono state prese anche a livello insomma nazionale. Ce n'è una recente proprio che riguarda la Puglia con il reddito energetico. Ne parleremo con uno dei promotori del reddito energetico, il consigliere Antonio Trevisi del Movimento 5 Stelle. Con lui faremo anche un po' il focus su queste che sono le iniziative legate appunto alle energie rinnovabili. Andremo anche a parlare di lavoro con Giuseppe Mancarella dei Cobas Lecce, di lavoro perché ieri c'è stata una manifestazione di protesta a Gallipoli. Sapete, Gallipoli è la città per eccellenza del turismo, se ne parla sempre nel periodo estivo, nel bene o nel male se ne parla, e quando si parla di turismo si parla appunto anche di raccolta dei rifiuti, e lì c'è una situazione particolare legata proprio ai lavoratori che lamentano questo incremento di presenze a Gallipoli, e con situazioni che riguardano anche i contratti lavorativi degli operatori ecologici. Ne parliamo, do il buongiorno, lo vedo in collegamento, Giuseppe Mancarella di Cobas Lecce. Buongiorno Giuseppe, ben trovato. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli spettatori. Allora Giuseppe, ieri c'è stato un sit-in di protesta a Gallipoli, c'è stato anche un incontro. Come avete esposto quelle che sono le problematiche al tavolo? Ho visto c'era anche l'assessore a Ramo. Quali sono stati gli sbocchi intrapresi o comunque i feedback ricevuti? E noi a livello sindacale abbiamo fatto questa richiesta di incontro con sit-in di protesta, e perché ci sono delle situazioni che non vanno molto bene nella gestione del personale inerente al servizio di igiene ambientale. Entriamo nel dettaglio, quando parli di personale, no? Quali sono le questioni che lamentate? Anche per far capire quelle che sono le lamentele che noi raccontiamo ormai da diverso tempo, però è bene insomma fare un attimo il punto. E le lamentele sono principalmente le solide, purtroppo è quello che noi sosteniamo a livello sindacale, che non si può lavorare un'intera vita lavorativa a part time con poche ore settimanali. Ecco perché diciamo una nostra battaglia che stiamo portando avanti in tutti i settori è questa della dignità sui posti di lavoro, e con uno stipendio che possa dare dignità alla famiglia del lavoratore. E quindi noi chiediamo per 24 unità delle 78 il passaggio a full time. Tenga conto che ci sono degli accordi contrattuali che prevedono che man mano che il personale va in pensione, le ore di questo personale che va in pensione devono essere e redistribuire su quegli altri che rimangono a lavorare. La manifestazione era questa, ma anche altre tematiche, come ad esempio, non so se si ricorda la vicenda di quel camion finito in mare qualche anno fa. A quel lavoratore è stato addebitato il costo del danno arrecato, quando a noi non sembra giusto che per un ordine di servizio mandato questo lavoratore in un posto è stato per un incidente che può succedere a tutti, per questo incidente vengano meno le garanzie dello stipendio. Uno deve pagare con i propri soldi, rimborsare all'azienda questo potenziale danno. Addirittura lo stesso lavoratore è stato sospeso per motivi di salute. Cioè, è assurdo quello che sta succedendo a Gallipoli. Oltre al danno, ecco, la beffa, la manifestazione, ci sono tante problematiche inerenti alla raccolta dei rifiuti ingombranti. Ecco.
Per quanto riguarda il periodo estivo, no, con l'aumento ovviamente delle presenze turistiche sul territorio e quindi l'aumento dei rifiuti, negli anni passati come si è comportata l'azienda e quindi andiamo anche a vedere quello che potrebbe accadere nell'estate 2022 con la forza lavoro che già è allo stremo? E noi, tutta l'estate il servizio viene potenziato, però attualmente ci sono dei margini di potenziamento che ancora non vengono fatti da parte dell'azienda. Ecco perché noi chiediamo un impiego pieno per tutta la forza lavoro part time, per portarli tutti a full time e quindi dare un servizio maggiore alla collettività. E quindi la guardiamo anche sotto due diversi aspetti, diciamo, i servizi resi alla cittadinanza e ai turisti, ma anche un risvolto occupazionale per i lavoratori che già sono in servizio. Per quanto riguarda proprio la questione relativa ai lavoratori, lei faceva riferimento ad un caso in particolare poco fa che ha riguardato un lavoratore di un episodio accaduto a Gallipoli. Ci sono altre vicende giudiziarie che meritano particolare attenzione? Vabbè, in passato c'è stata quella famosa, diciamo, vicenda legata all'interdittiva di quel personale che è stato licenziato e che poi grazie alla magistratura è stato reintegrato tutto sul proprio posto di lavoro, lavoratore del comune di Ugento che ha superato 3 gradi di giudizio, non è stato reintegrato l'attuale gestore. Ma è una vicenda ancora in piedi quella dei lavoratori di Ugento, giusto? Sì, quella sì, è ancora in piedi. Qual è la ditta di riferimento? Per Ugento la ditta di riferimento è Ecotecnica, però diciamo viene dalla situazione perché è subentrata a Gialplast in seguito all'interdittiva. Gialplast che attualmente è presente a Gallipoli insieme ad un'altra azienda, giusto? Sì, la Colombo. Ok, ok. Quindi insomma è una battaglia che state portando avanti come sindacato su più fronti per la tutela dei lavoratori. Sì. C'è stata anche la vicenda e lì bisognava davvero fare una precisazione perché per l'inserimento nel mondo del lavoro di persone che in passato hanno avuto problemi legati alla giustizia spesso si dà la possibilità nell'inserimento nel mondo del lavoro attraverso proprio questo servizio, l'inserimento insomma per quanto riguarda sì. Il lavoro di operatore ecologico, no? Di solito l'articolo 27 della Costituzione prevede che il reintegro di queste persone debba avvenire proprio attraverso il lavoro per reintegrarli e quindi coinvolge debito con la. Questo però ha innescato in passato qualche problemino. Sì, i problemini, diciamo, quelli che sono balzati proprio a onore delle cronache, nelle province di Lecce e Foggia sono state licenziati del personale che aveva avuto in passato problemi con la giustizia e che aveva pagato il debito con la giustizia e però è successo che in seguito all'interdittiva un elenco presente in questo elenco presente un elenco di nomi e sono stati licenziati ingiustamente perché adesso prima lo sostenevamo solo noi, adesso c'è stata la magistratura del lavoro che ha reintegrato tutti questi lavoratori ad esclusione di uno. Ecco perché anche qui si innestano diverse battaglie come quella sull'articolo 18 che prevede il reintegro sul posto di lavoro e non la monetizzazione del posto di lavoro stesso con delle mensilità. Ecco perché noi stiamo portando una battaglia avanti anche a livello nazionale per ridare la dignità sul posto di lavoro, anche perché l'articolo 18 offre una barriera, una difesa ulteriore al lavoratore anche per evitare degli incidenti, perché se si abbassano le garanzie, il lavoratore è costretto a pestare il lavoro
e con degli ulteriori rischi, che magari rischi per la salute, che con l'articolo 18 si possono tranquillamente evitare, perché ha la possibilità di dire no e il datore di lavoro non lo può licenziare se non ci sono delle problematiche, diciamo, dei problemi seri non inerenti al lavoro. Giuseppe, perdonami se cambio argomento, ma ne approfitto avendoti in diretta di avere anche delle lucidazioni in merito. Nei giorni scorsi c'è stata un'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto dei falsi attestati OS. Lì abbiamo visto che ci sono state poi delle ripercussioni anche su persone che hanno fatto concorsi con quell'attestato e sono in graduatoria. Non so se ti riguarda, se hai persone che stanno vivendo questa problematica, volevo sapere da te, insomma, gli sviluppi in merito a questa vicenda. Io, ripeto, ne ho parlato anche nei giorni scorsi con le forze dell'ordine che mi hanno detto che stavano raccogliendo persone anche in lacrime, che hanno investito nel proprio futuro, anche persone cinquantenni per fare quel corso a pagamento, per avere quel titolo, per poter lavorare. Adesso rischiano, quelli che stanno lavorando, il posto di lavoro, quelli che sono in graduatoria rischiano di essere fatti fuori. Com'è la situazione? È successo per il concorso di Foggia, Esatto. che il problema di queste scuole è che non sono riconosciute dalla Regione Puglia, quindi non hanno questa abilitazione ulteriore. E purtroppo hanno fatto il concorso oppure si trovano a lavorare su luoghi di lavoro privati e non hanno questi titoli, non sono rilasciati da scuole autorizzate dalla regione Puglia. Ed ecco che ci sono lavoratori che stanno subendo questo dramma legato a questo titolo non valido, per il mondo del lavoro. Ho E capito. quindi un problema di carattere sociale che la regione sta cercando anche di arginare con dei corsi di riqualificazione per vedere per il personale che già sta in servizio e ha queste problematiche. E diciamo in un cavallo di battaglia fatto dall'assessore Sebastiano Leo. Per cercare di arginare questo problema che ormai è diffuso, perché l'attività di OS si può dire che è quella più ricercata negli ultimi tempi per l'assistenza alle famiglie, alle persone, ma anche nelle strutture, nell'RSA, anche nei concorsi pubblici. Quindi è del personale molto, molto utile. Grazie Giuseppe, tienimi aggiornato su questa vicenda, grazie per la tua disponibilità, ti auguro buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Buona giornata a tutti. Buongiorno ad Antonio Trevisi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, benvenuto in Buongiorno. corsa, grazie per la disponibilità. Quella è la telecamera, poi per questa qui, la numero 2. Allora, parliamo di reddito energetico che è realtà in Puglia, grazie anche al suo prezioso impegno perché insomma è del settore. Cosa consiste questo reddito energetico? Sì, è sostanzialmente un'innovazione per quanto riguarda le regioni. Questa misura è la prima volta che viene, diciamo, sperimentata, perché si tratta ancora di un migliaio di impianti che verranno dati gratuitamente alle famiglie pugliesi, quindi i cittadini non spenderanno nulla per avere un impianto fotovoltaico a casa gratuito. Logicamente, avendo dei fondi esigui, circa 7 milioni di euro, non si possono accontentare in questa prima fase tutti i cittadini, però la speranza è che questa misura venga, diciamo, riprodotta a livello nazionale e si possa allargare la platea, dando gli impianti fotovoltaici gratuiti a tutti, sia ai cittadini sia alle imprese. Come si ripaga il reddito energetico? Perché uno può pensare che è una follia, no? Andare a dare tutti questi impianti gratuiti. In realtà il reddito energetico per lo Stato è a costo zero, perché non tutta l'energia produce un beneficio per la famiglia, ma solo l'energia che viene autoconsumata. Cioè il cittadino quando sta a casa, fa la lavatrice e così via, e l'impianto fotovoltaico è in funzione, quell'energia non si paga, quindi il cittadino ha un'immediata riduzione del costo della bolletta. L'energia che il cittadino non usa, perché magari va al mare, se la vende lo Stato, ripagando gli impianti. Quindi,
In realtà il reddito energetico nel tempo è a costo zero, è un investimento intelligente che consente allo Stato di fare quella transizione ecologica che ormai serve soprattutto alla luce degli ultimi eventi tipo la guerra in Russia. Quindi noi dobbiamo andare in questa direzione, la Puglia fa da apripista con la speranza che finalmente l'impianto fotovoltaico possa diventare gratuito per tutti coloro che hanno un tetto disponibile, sia imprese sia cittadini. Per quanto riguarda, perché come ha detto non tutti possono insomma beneficiare di questo aiuto che sta dando la Regione, quali sono le categorie che possono beneficiare di questo? In questa prima fase tutti coloro che hanno un ISEE sotto i 20.000 euro. In realtà c'è una distinzione, chi ha un ISEE sotto i 15.000 euro ha diritto immediatamente all'impianto facendo domanda. Chi ha un ISEE da 15 a 20.000 euro deve avere qualche condizione in più, tipo essere una giovane coppia, oppure avere più di 65 anni, oppure avere più di 3 figli, oppure avere un disabile a casa. Quindi diciamo in realtà possono partecipare immediatamente senza nessun prerequisito tutti coloro che hanno un ISEE sotto i 15.000 euro. Da 15 a 20.000 euro ci deve essere una condizione in più legata al numero dei componenti della famiglia o a particolari situazioni. Si può partecipare all'interno dei condomini sia come famiglia sia come contatore condominiale, quindi una cosa non esclude un'altra. Per esempio in un condominio fatto da 20 famiglie ci potrebbero essere 10 beneficiari del reddito energetico, quindi 10 impianti più l'impianto condominiale al quale viene associata anche una batteria per l'accumulo. Quindi è una legge particolare, consente anche l'installazione del solare termico. Diciamo, qual è il passo? La Regione ha fatto un elenco di installatori abilitati. Il primo passo è quello di chiedere l'ISEE, se poi l'ISEE è sotto i 20.000 euro, contattare uno degli installatori presenti nell'elenco regionale e da lì l'installatore farà la domanda. Il meccanismo è semplicissimo, il cittadino non paga nulla, l'installatore fa la domanda, l'installatore fa l'impianto sulla famiglia, sulla casa della famiglia e la Regione paga direttamente l'installatore. Ho visto che l'elenco è abbastanza corposo, ci sono diverse aziende che insomma hanno aderito a questa iniziativa della Regione, quindi davvero si può tranquillamente trovare l'impresa più vicina, no? È comoda. Quante sono le aziende? Non so se più di 200, diciamo, in tutta la Puglia. Ho visto che ce n'è quasi una o due per ogni comune, sicuramente Francavilla ne avrà diverse. Ora non mi sono informato sulla vostra zona, però diciamo sono tantissime, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Beh, diciamo che questa è davvero un'opportunità importante e vogliamo anche chiarire un po' di dubbi che ci sono in merito al 110%, si è iniziati con quello, no? Uno ha iniziato davvero, ne ha approfittato per informarsi, poi ci sono state magari persone che non hanno potuto per vari motivi usufruire o chi si è fermato. Questa è un'ulteriore possibilità che sta dando la Puglia. Come è andato il 110%? Allora, il 110% è stato realizzato da questo, soprattutto dall'ultimo governo, non tenendo conto dell'idea principale. L'idea principale era di un intervento nel lungo periodo, medio-lungo periodo. Quindi se noi avessimo dato molto tempo a questa misura non ci sarebbe stata la corsa di tutti i cittadini a avere la casa, diciamo, avere il restauro della casa gratuitamente. Quindi questa corsa, quindi questi, diciamo, scaglioni ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, ogni anno, queste scadenze così ravvicinate hanno fatto sì che tantissimi cittadini andassero ad un'impresa che poi alla fine molte imprese non riescono a fare i lavori, soprattutto col fatto che anche questo governo, l'ultimo governo, ha bloccato la cessione del credito. Quindi si è creato un collo di bottiglia. Invece il 110 è una misura fantastica e doveva essere applicata come il suo ideatore, che è l'onorevole Riccardo Fraccaro, l'ha pensata, ossia dando un respiro di medio-lungo periodo. Perché dico questo? È fondamentale. Perché un'impresa che oggi fa cappotto, se sa che il 110 dura 5 anni, investe comprando nuovi capannoni, aumentando la produzione. E quindi si aumentano i posti di lavoro, si aumenta la produzione di materiale e scendono i prezzi. Invece con queste scadenze così brevi, tipo di un anno, l'impresa che fa? Non investe su un nuovo capannone, non aumenta le linee produttive e quindi aumenta i prezzi, perché c'è una grossissima richiesta, per esempio, di materiale isolante, però
e alla fine il quantitativo che produce è poco, quindi cerca di ottimizzare il prezzo. Ecco, le speculazioni sono state create da un'applicazione diversa da come il Movimento 5 Stelle aveva pensato il Superbonus. Il Superbonus è una misura che funziona, ma va applicata nel medio-lungo periodo. Allora, la interrompo un attimo, non avevo visto che c'era il collegamento pronto. Da Brindisi, Davide Cucinelli, perché la Wiltech ha organizzato un importante congresso dal tema la transizione energetica per una giusta equità sociale. Regia, datemi conferma se c'è Davide Cucinelli, perché io vedo l'immagine bloccata, perché poi tra poco dovrebbe iniziare il convegno. Fatemi sapere se c'è. Ok, allora avvisatemi appena c'è Davide, così gli diamo subito la linea per poter permettere agli ospiti di partecipare al convegno che dovrebbe iniziare a breve. Torniamo al discorso del 110, no? Si parlava appunto degli investimenti delle aziende. Ho notato, mi corregga se sbaglio, che ci sono state aziende del nord, forse più forti dal punto di vista economico, che sono scese al sud per dare questa possibilità, perché il sud... Mi dispiace fare questa distinzione tra nord e sud, ci mancherebbe altro, però ho notato questo con il 110, aziende del nord che sono arrivate al sud per dare questa possibilità, o sbaglio? Sì, ci sono state anche delle grosse imprese che hanno un raggio, diciamo, nazionale e che in genere sono collocate o a Roma o in Lombardia, però migliaia di piccole imprese sono nate in Puglia grazie al Superbonus. L'edilizia è un settore trainante, ha fatto lavorare tutti. Infatti il PIL lo scorso anno è cresciuto grazie al Superbonus. Perché le dico questo? Perché quando uno restaura una casa non bisogna pensare solo alla casa in se stessa. Innanzitutto lavorano tanti tipi di imprese, dal cappottista al termotecnico all'elettricista e così via, perché il 110 unisce tantissime misure, quindi tanti esperti, ingegneri, commercialisti, quindi dà lavoro a tanti. Ma una volta restaurata la casa, probabilmente il proprietario andrà a comprare mobili nuovi. Voi siete a Francavilla e siamo, quindi sapete quante attività di questo tipo ci sono, le tende nuove, magari farà delle spese perché una volta rimodernata la casa la vorrà rendere più bella, quindi l'edilizia fa lavorare tutti ed è stato un peccato non credere in questa misura. Infatti questa misura, in questa fase, che di nuovo siamo in una fase di recessione economica, avrebbe potuto contrastare. Io so già di tante imprese che si occupano di Superbonus che stanno purtroppo chiudendo a causa della stretta nella cessione dei crediti. Invece, andando a diluire l'intervento in 10 anni, allo Stato già è stato dimostrato che ritorna di più di quello che lo Stato investe, ma allo Stato sarebbe stato possibile, diciamo, programmare questa misura in maniera più razionale. L'errore è questo, come l'ho detto, il Superbonus deve continuare, ma deve essere diluito nel tempo in modo che tutti i cittadini abbiano la possibilità di restaurare la propria casa in maniera efficiente. Significa meno consumi, meno energia che compriamo dalla Russia. Ricordiamo che quasi 1 miliardo al giorno diamo alla Russia finanziando la loro guerra con l'energia. Noi abbiamo il sole e il vento, dobbiamo utilizzare il Superbonus e il reddito energetico per non finanziare più questi stati che poi scatenano queste guerre così. Torniamo a parlarne tra poco. Davide Cucinelli in diretta da Brindisi. Davide. Sì, ciao Paolo, siamo in diretta proprio come dicevi prima tu dal congresso della Wiltech, siamo con il segretario nazionale Paolo Pirani che è con noi, ovviamente commenterà questa giornata importante. Parlavamo di transizione energetica, ma voi avete messo la parola equità sociale, perché si parla tanto di questi cambiamenti di clima, ma forse poco di lavoro e di posti di lavoro. La transizione energetica è necessaria, ma non può essere fatta chiudendo le aziende. Occorre fare una transizione giusta ed equa, ovvero sia riconvertire le imprese per creare nuovi posti di lavoro e riqualificare quelli vecchi. Questo implica che il governo si impegni con un vero piano industriale. In questo territorio abbiamo una serie di eccellenze, dalla centrale di Cerano al petrolchimico, alla Sanofi, in tutti i settori, e bisogna che queste aziende abbiano un futuro
capace di riconvertirsi, di avere un rapporto positivo con il territorio, ma soprattutto essere un'occasione di sviluppo e di continuità. L'impressione è che serva la necessità di un confronto concreto, si parla tanto a livello governativo, a governo anche internazionale, però poi alla fine sul territorio serve il confronto. Ma certamente, noi stiamo vedendo, si pensava chiudiamo le centrali, chiudiamo Cerano, chiudiamo le centrali elettriche, facciamo tante paleoliche, ma per fare questo occorrono investimenti e oggi con la guerra che è scoppiata si è visto che certe accelerazioni erano e sono fuori dal tempo. Anche il recuperare proprio la qualità del territorio, prima lei parlava delle eccellenze, adesso si è visto quanto l'Italia è condizionata dall'estero, dalle forniture esterne, quindi rivalorizzare queste eccellenze può dare anche un'autonomia fondamentale in questa fase storica. È assolutamente necessario, noi dobbiamo avere una indipendenza energetica, non possiamo stare sotto il tallone dello zar di Russia per la nostra energia, occorrono delle imprese che siano in grado di produrre le cose che servono all'industria e al paese e non dipendere dal blocco o meno del porto di Shanghai. Io ringrazio il segretario Pirani, c'è il segretario Perrucci intanto con il sindaco e presidente della provincia Toni Mattarelli, padrone ovviamente di casa ma anche referente territoriale. Dicevamo prima al segretario nazionale, serve il confronto col territorio perché parlare di transizione energetica è fondamentale, farlo però facendo i conti con i posti del lavoro per questo territorio è fondamentale. Abbiamo da costruire una grande alleanza tra istituzioni, industrie e parti sociali. Ormai non abbiamo più tempo da perdere. L'industria, lo sviluppo industriale è un tema cruciale per il futuro di questo territorio, per cui tutti insieme abbiamo, ovviamente nella piena consapevolezza che occorre rinnovare l'industria, occorre puntare sulla transizione ecologica, abbiamo il dovere di contribuire attraverso la concertazione e il confronto per realizzare questi obiettivi. Oggi sono felice di poter partecipare al congresso di WilTech che sta svolgendo un ruolo importante proprio in questa logica di confronto, di equilibrio e di consapevolezza che solo insieme possiamo cambiare il corso di questo territorio. Il ruolo fondamentale della politica territoriale. Assolutamente sì, per cui io sono molto grato a Carlo Perrucci che è il segretario provinciale di WilTech che dal mio punto di vista sta facendo un lavoro prezioso e ribadisco proprio nella capacità di tenere in equilibrio queste diverse sensibilità, solo con questo sforzo riusciremo sicuramente a invertire una rotta che sino ad oggi purtroppo insomma, non ci pare adeguata. Grazie Presidente Mattarelli. Paolo, la linea ovviamente vado a concludere proprio con il segretario territoriale Carlo Perrucci che oggi ovviamente presiede questi lavori, un confronto fondamentale. Brindisi è un centro energetico per la Puglia e per l'Italia ed è fondamentale che anche nella transizione energetica rimanga tale. Sì, e questo è il nostro obiettivo. Brindisi deve rimanere uno dei poli energetici più importanti del territorio, anche con il disimpegno da parte di Enel per una giusta transizione, perché noi siamo stati sempre convinti che ora di puntare sulle rinnovabili, però con il tempo necessario, cioè non si può fare una transizione improvvisa dall'oggi al domani, abbiamo necessità di capire bene come gestire questo cambio di paradigma poi, no? Perché poi è chiaro che gli impianti nel momento in cui devi anche cambiare le condizioni di produzione, dobbiamo capire cosa poi rimane sul territorio, anche in particolare sotto gli aspetti occupazionali, perché è quello che ci interessa anche molto di più delle altre cose. Il rischio è proprio di perdere le qualità territoriali dei lavoratori. Purtroppo sì, e noi l'abbiamo sempre detto, la transizione energetica non deve essere soltanto negativa per i lavoratori, noi siamo contrari a una desertificazione industriale, noi dobbiamo in questo momento salvaguardare l'ambiente, la produzione, quindi le aziende, ma soprattutto gli aspetti occupazionali e sociali. Grazie al segretario Perrucci, ovviamente liberiamo per far iniziare il
congresso, ringraziamo la WITEC ovviamente per l'ospitalità. Paolo, ti restituisco la linea, ovviamente sicuramente tanti spunti per la discussione. Assolutamente, grazie a Davide Cucinelli, qualche piccolo problema, ma il luogo in cui si stava svolgendo il collegamento aveva poca copertura. Insomma, cosa aggiungere su quanto è stato detto? Beh, in realtà la transizione energetica è proprio la crisi adesso che abbiamo avuto con la Russia, ha dimostrato che è fortemente in ritardo nel nostro paese. Se noi avessimo utilizzato le fonti interne che abbiamo, che sono il sole e il vento, oggi non saremmo minacciati, non saremmo succubi dai di altri stati. L'indipendenza energetica è fondamentale. Tutte le nuove tecnologie legate alle fonti rinnovabili sono ad alta intensità di capitale umano, quindi ci sono diversi studi che dimostrano che proprio la transizione energetica porterà un aumento dei posti di lavoro, quindi una crescita occupazionale. Lo ha dimostrato il superbonus, non si riusciva a trovare più un'azienda edile fino a poco tempo fa disposta a fare i lavori. Era impossibile, perché ormai tutti gli addetti del settore erano occupati col superbonus. Quindi non bisogna avere paura della transizione energetica, perché gli studi dimostrano che ci sarà almeno 5 volte impiegato il capitale umano di adesso. È una rivoluzione che ci serve. Noi siamo un paese fortunato perché abbiamo grosse quantità di sole e vento, a differenza di paesi come la Finlandia, quindi la Germania lo usa molto più di noi e ne ha molto meno di noi. Non capisco perché noi siamo così ricchi di queste fonti che sono gratuite. Noi non dobbiamo pagare 1 miliardo di euro al giorno per andare a comprare petrolio e gas dalla Russia, ma lo abbiamo a casa. E non capisco perché questi soldi che diamo agli stati esteri a molte persone non dispiace magari tenerli a casa qui in Italia, investire per nuove attività produttive, assumendo tantissimi occupati. Questo dobbiamo fare, dobbiamo smettere di regalare i nostri soldi all'estero e utilizzare le fonti interne che ci sono e sono abbondanti. Quindi il motto sole, mare e vento potrebbe essere appunto un motto per sfruttare le energie rinnovabili e, mi sembra di capire, anche aumentare posti di lavoro. Sì, assolutamente sì. Io ora non le ho citato uno studio, ma se noi riusciamo a fare l'80%, cioè negli studi delle migliori università, di fonti rinnovabili entro il 2050, ogni cittadino italiano avrà un reddito pro capite in più di 6.500 euro e i posti di lavoro aumenteranno. C'è una perdita sulle vecchie tecnologie, mi sembra, di 200.000 posti di lavoro e un aumento di circa 1 milione, quindi 800.000 posti di lavoro in più. Quindi dobbiamo fare questo passo, ma non solo per motivi economici, anche per motivi ambientali, considerando i cambiamenti climatici. Le faccio l'esempio mio: io mi sono sempre, sono un progettista, che poi ho avuto un periodo dedicato alla politica, ma sono un tecnico. Ho progettato la mia casa in classe AAA, uso da 1 anno e mezzo l'auto elettrica e la ricarico nel mio impianto fotovoltaico. Io l'ho fatto per l'ambiente, non l'ho fatto per i soldi, però in quest'anno ho avuto bollette di 40 euro. Cioè l'ambiente porta soldi ai cittadini. Non c'è un contrasto fra ambiente, energia, economia. Vanno tutti nella stessa direzione. Se noi puntiamo un ambiente più pulito avremo più soldi e avremo energia pulita prodotta da noi. C'è stato nei giorni scorsi l'inaugurazione di un parco eolico offshore nell'Adriatico Tarantino, nello Ionio, scusami, Tarantino, e c'è una protesta invece dall'altra parte nell'Adriatico tra Castro, Otranto. Come vede questa situazione? A Taranto hanno detto scusateci per il ritardo, le hanno detto gli ambientalisti, scusateci per il ritardo. Dall'altra parte invece si allora, fa... Io non sono contrario ai mega impianti, però noi siamo una regione che ha oltre 1.000 chilometri di costa. È logico che anche lì vanno utilizzati. Per esempio io nel Movimento 5 Stelle non ero contrario a TAP, ho dovuto seguire una linea, ma ero per lo spostamento di TAP verso un'altra zona, però sapevo che quell'impianto non era più, ormai si doveva fare perché siamo presi alcuni accordi. E anche così con l'eolico. L'eolico va fatto nelle zone dove è possibile farlo, però anche lì noi abbiamo un'idea che l'energia deve essere concentrata in grosse centrali, no? Io sono sempre per un sistema più diffuso, che i cittadini diventano attori e produttori di energia. Perché si tende a fare questi
grossi parchi. Io a Taranto non sono contrario, forse a Castolo rivedrei, cercherei una zona diciamo meno pregiata. Taranto comunque è stata scelta una zona industrializzata, è diversa la situazione. È diversa di regione, invece Otranto diciamo, ha anche un impatto turistico, paesaggistico diverso. In ogni caso, io dico, abbiamo gli spazi per produrre energia, quella che ci basta? Sì, ci sono i tetti di aziende, imprese, ci sono terreni marginali, zone industriali, capannoni, utilizziamo prima questo. Perché non si fa questo? E questo è il grosso problema che i cittadini tante volte non sanno e non vengono informati. Perché avere l'energia nelle mani di pochi significa avere il potere di venderla ai cittadini. Se i cittadini diventano autoproduttori e risparmiano, c'è qualcuno che non fa più grossi fatturati. Quindi l'energia diffusa, distribuita, è una ricchezza per tutti, però spesso a livello centrale le multinazionali non la vogliono, perché avere, arrogarsi il diritto di vendere energia a tanti cittadini comporta fatturati da capogiro. Noi dobbiamo andare, perché dobbiamo pensare nell'interesse, nella ricchezza distribuita, su un modello di energia dove i cittadini diventano prosumer, cioè produttori di energia e consumatori. Comunità energetiche, reddito energetico, super bonus, fa tutto questo. Si è visto dal governo Conte 2 al governo Draghi il cambiamento di direzione. Io lo dico, il governo Conte 2 puntava a una ricchezza distribuita. Il governo Draghi purtroppo sta dimostrando che sta di nuovo ritornando verso una ricchezza concentrata nelle mani di pochi. Bisognerebbe forse fare attenzione ad altri aspetti e non solo alle battaglie. Mi viene in mente, lei citava giustamente TAP, no? Vicenda che personalmente come giornalista ho seguito, però poi che cosa succede? Che quando un'opera è ritenuta strategica si fa comunque. Forse non è caso di sfruttare il confronto per cercare di ottenere qualcosa di utile per la comunità, penso ai posti di lavoro, penso magari a una riduzione, se parliamo di TAP, del gas, delle spese per la Puglia che sta ospitando questo approdo del gasdotto. Quindi non si potrebbero spostare secondo lei le polemiche su altri fronti per cercare di ottenere qualcosa di utile per la comunità, perché poi quando un'opera, ripeto, di una strategica, comunque si fa. Sono assolutamente d'accordo con lei. Io purtroppo in quella fase ero minoritario nel Movimento 5 Stelle, però la mia idea era questa, di sfruttare TAP. So che TAP ha offerto diversi milioni di euro che poi sono stati forse rifiutati, non so se la provincia l'ha presa. Logicamente lì... Rifiutati credo sempre per la questione delle battaglie, né qui e né altrove, lì, questo era il motto. Lì il problema è stato secondo me un problema legato all'approdo, non era un problema legato all'opera. Il voler bloccare l'opera a tutti i costi logicamente poi alla fine si è rivelato un errore. Io lo dissi all'epoca chiedendo anche scusa, anche se non dovevo chiedere scusa di niente, perché la mia posizione era diversa all'interno del movimento, però sono anche una persona molto democratica, quindi poi accetto, quando sono in minoranza all'interno del mio gruppo politico, lo accetto e sostengo la tesi della maggioranza. Però in realtà lì dovevamo pensare a un approdo meno impattante, perché comunque poi si è dimostrato che l'opera, appunto la diversificazione energetica in questa fase serve. Ora bisogna pure pensare anche che quello che è successo in Russia possa succedere in Azerbaigian, non è che siamo esenti da rischi con TAP, anche TAP è un impianto che ha i suoi rischi, quindi se noi riusciamo a utilizzare l'energia, come ho detto prima, che abbiamo a disposizione a casa, e la Puglia è baciata perché è la regione forse più ricca, una delle regioni tra sole e vento, siamo la regione più ricca d'Italia, noi probabilmente togliamo tutti i rischi, perché come l'ho detto anche quelle zone del mondo, anche da dove arriva il gas di TAP, sono zone abbastanza instabili, quindi nessuno ci dà la certezza che un domani non succeda qualcosa anche da quelle parti e anche lì chiudano i rubinetti. Ci sono state anche in Puglia degli esperimenti, delle mini pale eoliche, delle turbine sui tetti delle case, non so se è a conoscenza di questo, come hanno funzionato? Allora, l'eolico è una fonte straordinaria dove c'è vento, quindi diciamo a differenza del solare che può essere installato ovunque perché soprattutto in Puglia è democratico, l'eolico in Puglia ha delle zone molto interessanti sui Monti Dauni, intorno alla costa, dove queste pale funzionano bene. Logicamente più andiamo dentro l'entroterra,
soprattutto in pianura, meno funzionano, perché nell'entroterra dove ci sono delle colline funzionano perché il vento ha un effetto moltiplicativo, praticamente prende la conformazione della collina e accelera sulla vetta della collina creando un effetto maggiore di vento. Quindi funzionano bene dove c'è vento, quindi l'eolico va programmato in questo senso. Anche l'eolico è una fonte molto importante, serve, però lo spazio lo abbiamo, noi abbiamo paura che non c'è mai spazio disponibile, in realtà basterebbe il 2-3% del territorio italiano per produrre il fabbisogno elettrico del nostro paese, quindi non dobbiamo riempire tutta l'Italia di pannelli e di turbine, lo dobbiamo fare nei luoghi già antropizzati. Io per esempio nella mia università, quando ero dipendente dell'Università del Salento, ancora lo sono in aspettativa, realizzai dei grossi parcheggi fotovoltaici, quello è un modo per dare una copertura, un riparo alle auto e nello stesso tempo produrre energia pulita, cioè questi elementi ormai sono elementi di architettura, noi ormai abbiamo delle innovazioni importantissime, abbiamo dei rivestimenti delle case che sembrano pietra e sono pannelli fotovoltaici, abbiamo dei vetri solari che producono energia, noi dobbiamo integrare solo questa tecnologia nei luoghi già cementificati e avremo l'energia di cui abbiamo bisogno, dobbiamo solo cambiare il modo di costruire, il modo di pensare le nostre case, non lo so, ci sono dei parchi giochi coperti da tettoie fotovoltaiche, delle piste ciclabili, quindi i ciclisti possono andare in bici quando c'è pioggia, i bambini possono giocare al parco quando c'è pioggia, sono strutture utili, sono alla fine dei tetti, delle coperture che possono avere, oltre al ruolo di produrre energia pulita, anche quello di aiutare i cittadini a proteggersi dalle intemperie. Io volevo acquistare una macchina elettrica, ma ci ho rinunciato perché mancano nella mia zona le colonnine di ricarica. Bisognerebbe anche in quel contesto cercare di incentivare, sì, i comuni all'installazione di queste. Beh, io non le uso mai perché uso il mio impianto fotovoltaico. È fortunato lei. E la cosa che consiglio è mettersi impianto fotovoltaico. Tanto penso che, voglio dire, se ha un ISEE basso può fare domanda, se l'ISEE alto c'è comunque il 50%. Quindi comunque c'è sempre una detrazione, anche diciamo oggi in Puglia che ha un ISEE sotto i 20.000 ha il 100%, quindi non lo paga, ma chi ha un ISEE sopra i 20.000 paga solo il 50%. Comunque ricordiamoci che già c'è un incentivo sul fotovoltaico. È importante questo, bisognerebbe anche spingere i comuni a promuovere incontri in tal senso. Vedo che in alcuni comuni si sono già fatti, altri si stanno organizzando, perché credo che sia un argomento che bisogna approfondire e dare la possibilità a tutti di poter avere conoscenza e accesso. Solo così, facendo informazione, si può anche arrivare ad avere un aumento, insomma, delle energie rinnovabili in Puglia, e quindi anche i comuni devono fare la loro parte, no? Sì, io ne faccio tanti incontri nei comuni. Lo so che la stanno contattando. Mi chiamano anche in tanti, lo faccio anche se lei mi ha gratificato dicendo consigliere regionale. In realtà io sono stato consigliere regionale, adesso mi occupo di altro, diciamo. Non sono stato rieletto, quindi forse perché appunto ho pensato a delle politiche di medio periodo, e forse la politica tante volte non viene gratificata, quella di nell'interesse generale di medio periodo, ma i cittadini guardano solo, diciamo, la cosa un po' più piccola, più intorno a sé. Però le leggi ne ho fatte tante, sono comunque contento del lavoro che ho svolto in regione, ho fatto la legge sulle comunità energetiche, quella sul reddito energetico, quella sulla energetico mobilità. Ha spinto molto. Ha, no? Spinto molto, se ne parla ormai in tutta Italia. Io so che almeno 8-9 regioni hanno copiato la nostra legge, Campania, Lazio, Lombardia, ci sono tantissime regioni. A livello nazionale sono stati stanziati 200 milioni di euro, di cui il 70% andrà nelle regioni del sud. Quindi ora, chi non riesce ad avere l'impianto fotovoltaico oggi, può essere che domani uscirà il bando nazionale che riguarderà anche le imprese, perché 100 milioni andranno alle imprese, 100 milioni andranno ai cittadini, e quindi diciamo è l'inizio. Io so che molti hanno criticato il fatto dell'ISE fino a 20.000 euro, ma bisogna capire che è l'inizio, bisogna partire e testare questa misura, ma sono convinto che se la misura dimostra come io penso dimostrare, perché è anche una misura a zero burocrazia, la chiamo. Il cittadino si sceglie l'installatore fa l'impianto, la regione paga l'installatore, quindi semplicissima, non è una misura complessa. Io credo che se questa misura dimostra di funzionare in Puglia sarà replicato ovunque
e magari ci saranno nuovi bandi e nuovi avvisi che anche consentiranno anche alle imprese, ai cittadini che hanno un ISEE sopra i 20.000 euro di partecipare. In ogni caso io non ho mai utilizzato questi benefici e questi impianti, vi dico, si ripagano da sé, quindi tra abbattimento del costo della bolletta e alzo si ripagano da sé. Bisogna solo crederci, alla fine oggi un impianto fotovoltaico costa poco più di una caldaia, cioè non sono ormai i prezzi di 10-15 anni fa, i prezzi sono abbastanza accessibili e se uno fa attenzione, utilizza l'energia, no? Quando c'è il sole, tipo accende la lavatrice quando c'è il sole, i risparmi in bolletta sono notevoli. Per concludere, ritornando al reddito energetico, per avere un primo approccio, no? Per chi ha poca conoscenza, c'è dunque questa lista di aziende a cui rivolgersi tranquillamente. Si parte da lì, dal contattare l'azienda, grazie, giusto? Sì, bisogna andare sul portale della Regione Puglia, diamo le ultime informazioni. Sì. C'è lì il portale, diciamo, delle politiche energetiche, la Regione, l'elenco di tutte le imprese abilitate. Sono tantissime, uno si sceglierà sicuramente un'impresa vicino a sé. Anche questo è bello perché facciamo lavorare tutti, no? Non abbiamo scelto un'impresa grossa del nord, ma abbiamo dato a tutte le imprese pugliesi piccole di lavorare. Quindi uno si sceglie l'impresa che vuole, quindi non c'è possibilità di fare nessun tipo di trucco, inganno, perché è il cittadino che si sceglie l'impresa di cui si fida. E poi si deve ricordare che dal 25 maggio in poi bisogna fare domanda, quindi l'impresa, il cittadino delega l'impresa a fare la domanda e deve l'impresa essere abbastanza veloce, perché all'inizio saranno circa 1000, non più di 1500 impianti finanziati dalla Regione Puglia, quindi il bando è chi prima arriva prima alloggia. Se qualcuno fa la domanda gli ultimi giorni rischia di ormai non deve essere esaurito, e quindi bisogna essere anche veloci. Grazie Antonio Trevisi per essere stato con noi, per tutte le informazioni che ci ha dato. Noi ci fermiamo qui, torniamo ovviamente domani alle 9 con Mattina Sud. Arrivederci.